Dopo l'ennesimo atto vandalico registrato a Teramo lungo Corso San Giorgio, l'assessore alla Polizia Municipale Maurizio Verna ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video che immortala l'episodio avvenuto la notte fra venerdì e sabato. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza mostrano un gruppetto di 5 giovani che alle 3:34 passa accanto ad una delle fioriere. In due si staccano dalla comitiva e ribaltano il grande vaso rettangolare e scappano via verso i portici del bar Grande Italia. Una vicenda su cui l'assessore Verne invita anche la cittadinanza a collaborare per trovare chi ha commesso l'atto in questione. Si è parlato spesso negli ultimi mesi delle telecamere in città, adesso le telecamere hanno fatto quello che devono fare, perché poi insomma, c'è qualcuno che anche strumentalmente in politica poi cerca di criticare su ogni cosa, no? Usa le telecamere, ci stanno, adesso vediamo che succede dopo, qual è il passo successivo. Ovviamente dal video si vede poco, quello che si vede sono dei ragazzi, uno con delle scarpe bianche, un altro con un giubbino particolare. Adesso quello che mi chiedo e ci chiediamo tutti, ci sarà un po' di collaborazione, cioè quanti ragazzi sono rientrati verso le 4 di sabato mattina praticamente a casa, quindi quanti genitori sanno di propri figli che hanno, sono rientrati a quell'ora. Insomma, Teramo poi è una cittadina piccola, adesso possiamo contare anche sulle dita di una mano, quindi ci aspettiamo a parte di qualcuno un passo avanti per cercare almeno di dare un segnale che in questa città non si può fare quello che uno crede, soprattutto atti vandalici che non sono di piccolo conto perché sono significativi, uno sfregio fatto alla città sul corso principale della stessa città, quindi chiediamo un senso di responsabilità da parte di tutti per cercare di tornare ad un modo giusto e sereno e civile l'utilizzo degli spazi di questa città.